Pasquale, direttore di una struttura articolata come meglio non si potrebbe. Come si articola questo istituto che è molto complesso? Si parte, si direbbe in altri termini, dalla culla alla tomba, ma si parte dai bambini e si arriva ai liceali, quindi quelli prossimi all'università o al lavoro. Gestire una cosa del genere è difficile. Quali sono le articolazioni? Allora, l'istituto è comprensivo, prende dai 2 anni e mezzo fino alla maturità liceale, dalla primavera al liceo linguistico, al liceo classico e al liceo scientifico. L'istituto ha una sua impostazione, l'impostazione è questa. Abbiamo costruito un curriculum verticale, una scala fatta di gradini. Questa scala dà il senso dell'unitarietà, dell'armonia, del coordinamento, del progresso sia maturativo, psicologico, educativo che culturale. E la bellezza sta proprio qui, lo sviluppo di un bambino che diventa adulto attraverso la cultura. Nella cultura trova tutto ciò che serve per diventare persone creative, critiche, responsabili, abitanti di questo tempo e di questo pianeta. Dall'infanzia ai licei, sostanzialmente, credo sia un percorso particolarmente, non dico accidentato, ma particolarmente impegnativo. Allora, il curriculum verticale ci aiuta ad accompagnare il bambino piccolo verso i licei, passo dopo passo. Abbiamo bisogno di sapere e di far conoscere alle famiglie la progressione dei vari step scolastici, culturali. Non è una, come dire, un frastagliamento, una divisione, è una, come possiamo chiamarlo, una scala di vita, una scala di cultura. Noi sappiamo dove li prendiamo e dove vogliamo con loro arrivare. Cosa si dice del nome che porta, dello storico nome che porta questo istituto? Gaspare Bertoni è stato un sacerdote pieno di cultura, pieno di umanità, pieno di socialità, pieno, diciamo così, di coraggio, perché lui, guardando la città e soprattutto i giovani, giovani sbandati, giovani praticamente orfani bianchi, giovani in una città militarizzata, Verona 50.000 abitanti circa in quel tempo, con quasi 30-40.000 soldati, da una parte gli austriaci e dall'altra i francesi. E lui si è preoccupato. Cosa è possibile fare così in questa situazione per queste persone che sono le più fragili, i ragazzi e i giovani? E per loro ha inventato una struttura che si chiamava, l'ha chiamato, Oratorio Mariano.
una struttura dove c'era formazione umana, c'era formazione spirituale, c'era uno spazio di gioco, di espressione dei vari talenti che i ragazzi avevano, dalla musica al canto e all'apprendimento, chiaramente. Quindi un giovane, un sacerdote dedicato alla promozione dei giovani in quella città, in quella situazione storica. E a Udine come ci arriviamo? A Udine siamo verso la fine dell'Ottocento, il vescovo di allora ha chiamato gli stimmatini proprio perché sapevano che avevano un metodo particolare, che era il metodo dell'oratorio. Chiamare i ragazzi, farli divertire, farli incontrare, farli stare insieme e trasmettere valori, valori di vita buona, di vita sana, di vita gioiosa. E qui a Udine l'oratorio è stata una struttura che ha favorito la nascita di tanti talenti. Bertoni oggi ha il volto anche di Lucrezia. No, ma a parte gli scherzi, il Bertoni oggi cos'è, com'è? Beh, il nostro istituto si fonda sugli insegnamenti impartiti da San Gaspare Bertoni, che invitava le persone a ricercare il magis, ovvero il di più, credendo in una forte vicinanza tra la fede cristiana e la dedizione, l'amore verso la ricerca della verità, della conoscenza. Il Bertoni, come lo conosciamo oggi, viene fondato verso la fine dell'Ottocento e si tratta della prima realtà scolastica e educativa di questo genere nel territorio friulano. Inizialmente la sede era al Palazzo Antonini, nel cuore del centro storico, dove ora si trova l'Università di Udine. Tuttavia gli spazi a disposizione non erano adeguati e sufficienti per il progetto che la congregazione stimmatina si era posta, ovvero la creazione di una vera e propria cittadella dell'educazione volta alla crescita complessiva sia del singolo sia della società. E proprio per questo motivo, verso gli anni 60 del secolo scorso, la sede si è spostata ed è diventata questa, dove ci troviamo oggi, in Viale Cadore, esatto. E come potete anche vedere, l'edificio è articolato in diverse aree. Vi sono l'area, vi è la scuola primaria, la scuola dell'infanzia, la scuola media e i tre licei, classico, scientifico e linguistico. Ma vi sono anche il convitto, che ospita universitari e non solo, un auditorium per conferenze e dibattiti, un laboratorio di scienze e uno di fisica, dotati di macchinari e di strumenti di avanzata tecnologia, due palestre, due mense e una piccola cappella privata. Inoltre, per il nostro istituto sono molto importanti l'ambiente e l'ecologia, fondamentali anche per la salute e il benessere di noi studenti. Infatti l'edificio è immerso in un grandissimo giardino che viene utilizzato come vero e proprio ambiente di scuola e di vita, dove si può passeggiare, praticare sport, svolgere lezioni e per i più piccoli è possibile anche piantare dei fiori e conoscere la natura. Inoltre, grazie alla collaborazione con i docenti, stiamo attuando una piccola rivoluzione green per migliorare in generale il mondo e nello specifico il mondo bertoniano, il nostro, eliminando progressivamente la plastica grazie all'uso delle borracce, tra cui quella ufficiale del Bertoni, e riducendo lo spreco della carta tramite l'utilizzo di materiale didattico digitale creato dai nostri stessi insegnanti. Benissimo, benissimo. Adesso andiamo a vedere una cosa, vieni con me. Allora,
la rivoluzione green, mi dicevi, quindi una rivoluzione che può farci star meglio, vuol salvare il pianeta, eccetera, eccetera. Siamo su un tracciato bianco, come dire, ghiaioso, che è qui a far cosa, in che senso, cosa serve? Questa è una novità abbastanza recente, è stato concluso l'anno scorso, ed è il sentiero della salute, proprio per concentrarsi su questo aspetto che è importante sia per gli studenti sia per i docenti. È un percorso che si può percorrere durante la ricreazione. Durante... 680 metri mi dicevano. Questo non lo so, però l'abbiamo fatto molte volte anche durante ginnastica ed è un'opportunità sia per fare un po' di attività fisica sia per parlare con docenti, compagni e quindi entrare in relazione con gli altri. Beh, comunque è una cosa molto utile perché tiene in forma sicuramente. Vabbè, questa trasmissione si chiama Studenti Eccellenti. Voi evidentemente ne avete qualcuno, ce ne parli un attimo? Certo, la storia del Bertoni non è fatta solamente di eventi, ma anche e soprattutto dalle persone che decidono di vivere questa realtà. E la qualità scolastica è testimoniata da molti riconoscimenti dati a allievi ed ex allievi bertoniani, tra cui Leonardo Trabalza e Gian Piero Piussi, che hanno ricevuto diversi premi. Leonardo Trabalza ha vinto il concorso di greco Certamen Stefania Prati ed è stato selezionato sia come uno dei migliori studenti del comune di Udine, sia come addirittura uno dei migliori studenti italiani del 2017. Gian Piero Piussi invece ha vinto il concorso internazionale bertoniano ed è stato selezionato come miglior studente del 2017, sempre del comune di Udine. Ho capito, poi c'è un'altra cosa che mostriamo al nostro Andrea. Ci sono anche tanti campioni sportivi, esatto, infatti i nostri licei ospitano sempre più spesso studenti e studentesse che appartengono a categorie sportive di alto livello, nazionale o addirittura internazionale, che vanno dal calcio al nuoto, allo sport. Nel mondo del volontariato. Ci occupiamo anche del volontariato, infatti la scuola offre diverse possibilità come andare a vendere le mele o i fiori per l'AISM oppure convenzioni per canili o per aiutare anche le persone disabili. Senti, in questa classifica tu a che posto sei? Non lo so ancora. Fratello Adriano è uno dei protagonisti di questa grande sfida, prendere un bambino, una creatura che si sta muovendo i primi passi nella vita e portarlo fino ai licei e magari indirizzarlo anche oltre. Qualcosa di impegnativo ma anche gratificante probabilmente. Certo, questa è un'avventura veramente meravigliosa e straordinaria perché il bambino quando arriva qui all'età di 2 anni abbiamo modo di vederlo nella sua crescita e grazie a tutte le maestre che collaborano con noi al nostro progetto educativo ci danno la possibilità di accompagnare per mano proprio questi bambini e vederli crescere, passare proprio da qui all'altro corridoio, alla primaria e poi passare sopra di piano in piano proprio. Questo ci dà veramente una grande forza. Anche fisicamente si parte dal basso e si arriva fino ai piani superiori. Vedere questi bambini piccoli crescere, poi quando arrivano nell'età delle medie che c'è questo cambiamento dove a livello di emozioni, motivazioni, neanche loro si comprendono e poi sbocciare nel momento del liceo. Ecco, lì è bello perché si raccolgono tutti i frutti del lavoro che abbiamo veramente immesso dalle basi. È essenziale, per non dire imprescindibile, il rapporto con le famiglie a questo punto. Ecco, per noi questo è proprio costitutivo del progetto perché noi chiediamo proprio fin dal primo contatto di condividere con noi un progetto di corresponsabilità. Questo progetto vede i protagonisti, noi scuola, quindi dove presentiamo il progetto, dove vogliamo portare questi bambini per farli diventare uomini, donne di questa società e con i genitori chiediamo di diventare primi collaboratori, quindi rimandiamo il loro compito educativo ma in comunione con noi, in modo che la sinergia
possa andare proprio per il bene di questi bambini che diventano ragazzi e diventano uomini. Un colpo d'occhio plastico, direi. Spazi incredibili con un arredo, con una location, si direbbe, veramente intrigante. E questo è veramente bello perché, pensate, questo spazio che adesso vedete erano nel 1970, quando è stato ideato e costruito il Bertoni, erano delle stanze, dei depositi, e quindi con il tempo, man mano che passavano gli anni e grazie anche agli insegnanti, il progetto ha preso concretezza e quindi quello che vedete è proprio realizzato nel tempo grazie alle maestre ma anche al progetto educativo di vedere e di prendere i bambini non solo dall'età delle medie o della primaria ma proprio prendere ancora più piccoli. Ecco, questo è proprio meraviglioso perché di anno in anno noi ci teniamo, in quanto l'ambiente bello, accogliente, è parte del progetto educativo e comunica quanto le nostre parole e la nostra testimonianza. Ci dice che la tecnologia aiuta, trasforma, eccetera, eccetera. Beh, voi ci avete messo un carico da 11, si direbbe, i bambini con l'iPad. Sì, perché vogliamo che fino dalla prima età scolare, quindi addirittura la scuola dell'infanzia, i bambini, futuri cittadini di questo secolo, ecco, i professionisti, apprendano le tecnologie dell'apprendimento, che passa anche attraverso le forme cognitive, operative e digitali, anche per sviluppare un approccio critico ai sistemi di comunicazione moderna affinché crescano in modo consapevole, questo senza comunque trascurare le abilità di base dello scrivere e leggere anche su carta. Professoressa Ravagnan, lei è in mezzo al guado. Da una parte la scuola per l'infanzia, sopra i licei, qui c'è la scuola media. Le difficoltà quali sono? Allora, è un'età di passaggio, diciamo che li prendiamo che sono ancora bambini e dobbiamo accompagnarli in questi 3 anni di percorso in cui, diciamo, li lasciamo che sono ragazzi. Cambiano non solo fisicamente ma anche ovviamente psicologicamente, perché cominciano anche ad affermarsi in una loro identità, a farsi valere, quindi bisogna impostarli in un certo modo, per cui diciamo che da un lato si trovano le famiglie a avere dei ragazzi che sono più polemici, che cominciano a mettere in discussione ciò che fanno, e dall'altro questo lo percepiamo anche noi, perché giustamente non accettano più come quando sono alle elementari le cose in modo passivo, ma vogliono cominciano appunto a dire anche loro la loro. Sono anni faticosi, perché di sicuro richiedono tante energie, però per contro sono anche anni in cui loro danno, certo, arricchiscono anche noi docenti, quindi c'è uno scambio reciproco, ecco, nella crescita cresciamo insieme a loro. Nelle altre scuole abbiamo trovato sempre questo problema della gerarchia che non viene riconosciuta, la difficoltà del professore di farsi, non dico rispettare dei ragazzi che fosse la parte minore, ma nel rapporto con le famiglie, che qualche volta diventa problematico. Voi come lo risolvete? Siamo una scuola che puntiamo molto su un dialogo scuola-famiglia. Devo dire che c'è anche molta collaborazione da parte dei genitori, e questo è importante, perché l'importante è che non ci sia interferenza, ma che ci sia comunicazione con la scuola. Noi convochiamo molto spesso i genitori, ma li convochiamo non perché appunto c'è qualcosa che non va, proprio per dialogare con loro, perché abbiamo visto che è la strategia migliore quella di poterci confrontare e trovare la prevenzione per ovviamente accompagnare il ragazzo. Risultati complessivi? Ma nel complesso devo dire che insomma i traguardi ci sono, per cui le soddisfazioni anche ci sono. Chiami? Grace. Senti Grace, cosa pensi dei professori? Sono molto bravi, riflessivi, sono come dei secondi genitori per me, perché anche nei momenti più difficili sono sempre accanto a noi, a parte la scuola, quindi sì. Madonna, ma sono meglio i professori che gli studenti allora? Qualche volta. Mi chiamo Martina.
e dei professori che penso che siano molto bravi a insegnare e ci insegnano molte cose. Ho capito. Venire voglia di venire a scuola proprio. Bellissima questa qua, ma tu hai voglia di venire a scuola? Sì. Tutti hanno voglia? Imparare, sì, credo di sì. Ho capito. Vediamo qualcuno che non abbia voglia di venire a scuola. Tu come sei messo con i professori? Abbastanza bene. Sì. Voti? Alti, bassi? Sulla media. Ho capito, ma sono severi o no? Certe volte sì, però certe volte no. Ecco, va bene. Un'altra che vuole dirci qualcosa, tutti scappano, vieni qua. Ecco, un altro qua. Come sono questi professori, l'abbiamo capito? No? Sì, sono bravissimi professori che ci insegnano l'istruzione e l'educazione per il nostro futuro, perché ci vogliono bene e perché anche il loro lavoro. Ho capito, ma tu preferiresti venire a scuola o fare cosa? Da un lato vengo a scuola perché è il mio dovere e da un altro canto perché sennò non avrei niente da fare tutto il giorno. Professor Gabriele Ragogna è il preside del Bertoni e ci introduce ai licei. Nei nostri licei seguiamo tre indirizzi. Liceo scientifico, che punta molto a coniugare la teoria scientifica con anche attenzione alla dimensione però etica, con la prassi laboratoriale. Perciò abbiamo un laboratorio di fisica, un laboratorio di scienze con attrezzatura molto avanzata, manteniamo un contatto stretto con l'università e anche con centri di ricerca internazionale, portando i nostri ragazzi al CERN di Ginevra a svolgere attività didattica che inseriamo nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Rapportate col mondo del lavoro, cioè voglio dire come introduzione al lavoro, come indicazione di lavoro? Sì, manteniamo soprattutto dal quarto anno un'attività di contatto con i professionisti, giovani soprattutto o anche meno giovani, più esperti, affinché i ragazzi prima della scelta universitaria scoprano la loro vocazione professionale, quindi anche cerchino di capire quali attitudini, quali competenze, quali strategie di studio possano attivare in modo utile nell'età liceale per dopo accedere al mondo delle professioni. E abbiamo anche introdotto alcuni insegnamenti complementari. Nel quarto anno tutte le classi liceali, classico, linguistico, scientifico, svolgono un breve corso di educazione economico-finanziaria in collaborazione con la Banca d'Italia, e poi un nostro gruppo di studenti va anche a svolgere un'attività di una settimana laboratoriale in Banca d'Italia, analizzando in genere situazioni di rischio finanziario, quindi proprio imparando ad apprendere sul campo le loro competenze. E poi appunto ospitiamo molti contatti anche col mondo dell'università, con professionisti o docenti che vengono a parlarci di quei temi di attualità che però sviluppano le competenze della persona. Molto recente è stato il tema per esempio del sistema dell'informazione, delle fake news, e quindi orientare i ragazzi alle competenze che oggi servono e a diventare cittadini maturi e consapevoli. Per quanto riguarda gli altri due indirizzi liceali, il liceo linguistico diciamo offre proprio un'apertura al mondo, perché studiamo quattro lingue con peraltro un metodo naturale di apprendimento e anche la possibilità di frequentare dei periodi di studio di soggiorno linguistico all'estero curricolari. Liceo classico è la scuola che ci ha dato, voglio dire, nel tempo i migliori risultati, perché coniuga una formazione rigorosa di profondità logica che deriva dallo studio delle lingue classiche, con però anche quella sensibilità, quella finezza umanistica che è propria delle discipline dell'arte, della filosofia, della letteratura, con però anche un'attenzione alle discipline scientifiche che c'è nel classico, tant'è vero che quasi tutti i nostri studenti del liceo classico poi accedono a facoltà di tipo scientifico. Ho capito. Su quali territori, diciamo così, avete sperimentato l'alternanza scuola-lavoro? Su tutta la regione o anche al di fuori di essa, anche perché abbiamo la fortuna di ospitare, per esempio nel nostro convitto, studenti che vengono da fuori regione. Ecco.
Ecco, si diceva sperimentare vari territori, l'apertura al mondo, voi ne sapete qualcosa, mi pare. Esatto, anche perché il nostro istituto, che è gestito dalla Congregazione degli Stimatini, ha missioni in tutto il mondo e peraltro abbiamo anche mandato, e sicuramente riproporremo, a degli studenti maggiorenni il fare un'esperienza estiva in missione. Nel 2014 12 studenti hanno frequentato 2 settimane in Tanzania e hanno anche cooperato in ospedali, orfanotrofi, e questo sicuramente arricchisce molto il cuore, oltre che la testa dal punto di vista culturale. E poi abbiamo anche dei progetti di apertura alla dimensione mondiale, il progetto Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite, il progetto Doppio Diploma Italo-Statunitense e il fatto che molti nostri studenti frequentano il quarto anno all'estero. La professoressa Zanella ci introduce al liceo linguistico. Sì, il nostro liceo di linguistico del Bertoni è l'ultimo nato nella famiglia del Bertoni, che prima ha una grande tradizione con il liceo scientifico e poi è nato il liceo classico e siamo arrivati noi con questa classe che è la classe pioniera, qui siamo in quarta, liceo linguistico, e sono i primi che hanno avuto fiducia in noi e che stiamo accompagnando poi alla maturità. Il nostro liceo è particolare perché qui studiamo quattro lingue curricolari dal primo anno, quindi fanno inglese, fanno poi spagnolo, tedesco e francese, e l'inglese è potenziato, quindi loro nel biennio studiano 6 ore, hanno 6 ore di inglese nel primo e nel secondo anno, perché ormai sappiamo che un domani in diverse professioni sarà richiesta una competenza comunicativa in inglese molto efficace, per cui abbiamo deciso di potenziarlo. Dopodiché anche per le altre lingue loro possono fare potenziamenti, il pomeriggio possono seguire i corsi di certificazione sia di tutte le lingue, e che per loro è il primo grosso esame, per cui gli dà grossa soddisfazione e vengono proprio testati nelle diverse abilità linguistiche. Allora, cosa sono questi soggiorni linguistici? Noi sostanzialmente dalla seconda andiamo ogni anno in un luogo diverso, che è un paese delle lingue che studiamo. In seconda siamo andati a Salamanca, in Spagna, con la nostra prof di spagnolo, che è madrelingua, e questo ci è servito appunto per potenziare la lingua. Infatti lì andiamo a scuola, come andremo qua, e in scuole che appunto sono convenzionate con studenti da tutto il mondo, e quindi abbiamo anche l'opportunità di conoscere persone da altri paesi. In terza siamo andati ad Antibes, dove siamo stati in una scuola bellissima, sì, in Francia, e niente, è stata una settimana bellissima anche per conoscerci tra noi, insomma, noi siamo una classe molto unita e credo che questo sia anche grazie a questi viaggi. E quest'anno siamo stati a Berlino, in Germania, che penso sia stato il viaggio più bello di tutti, perché comunque è una delle capitali più belle in Europa, e anche lì siamo andati a scuola e insomma siamo tornati con una base di tedesco molto buona. E l'anno prossimo andremo, credo, ad Edimburgo, e sarà l'ultimo viaggio, quindi quello in Inghilterra. Lingue a parte, cosa ti hanno dato questi viaggi, queste permanenze all'estero? Beh, sicuramente è stata una bellissima esperienza gestirci tra noi e stare con la propria classe, che è quella insomma con cui abbiamo condiviso. Scuola di autonomia. Sì, è stato molto bello, poi soprattutto le lezioni sono un po' quello che magari qua non facciamo, quindi una full immersion in proprio solo parlare in quella lingua anche tra di noi. Sì, come diceva Margherita, il soggiorno linguistico è effettivamente per una persona che ama le lingue un momento fondamentale della didattica, perché se noi anche con questi viaggi riusciamo a far appassionare questi ragazzi alla cultura, alle tradizioni del paese di cui studiano la lingua, abbiamo già fatto metà dell'opera, perché la passione muove montagne. Ricordiamo che l'apprendimento di una lingua è qualcosa di faticoso, ci vuole impegno, ci vuole costanza, ci vuole metodo, ma le cose fatte con passione effettivamente aiutano, la lingua si apprende molto più efficacemente e più facilmente, in modo completamente diverso. E in questo ci aiuta moltissimo anche il digitale, perché non è più, è passato ormai l'epoca del professore di lingue che si vedeva girare per le classi col registratore, col CD. Noi i ragazzi e noi insegnanti tutti abbiamo il tablet, tutti i ragazzi hanno condiviso con noi professori un corso di Classroom in cui noi con loro condividiamo file, documenti, quindi ampliamo moltissimo il materiale video.
perché una cosa fondamentale per l'apprendimento delle lingue è anche il contatto con la lingua. E come facciamo ad ampliarlo? Grazie alla didattica digitale, che ci permette veramente di fare stare questi ragazzi in contatto con la lingua il maggior tempo possibile. Allora Alicia, il Bertone è anche una scuola di solidarietà e ci sono serate dedicate a fare del bene sostanzialmente, tipo? Allora, noi di solito organizziamo una serata dedicata dove appunto, come il liceo linguistico oppure il liceo scientifico hanno la propria notte, noi appunto organizziamo queste serate di beneficenza dedicate ogni anno ad un tema diverso, che dove appunto si fanno delle letture, si ascolta musica eccetera, e il ricavato appunto di queste serate va in parte alla beneficenza, quindi infatti l'anno scorso il ricavato è stato usato per allestire la sala della pediatria dell'ospedale di San Daniele, la sala lettura. Ma voi sapete fare, voi del Bertoni, sapete fare anche biscotti? Sì, esatto. E infatti abbiamo fatto nella nostra mensa della scuola, insieme a tutti i ragazzi del linguistico, questi biscotti che poi appunto sono stati venduti, e appunto il ricavato di questi biscotti è stato usato per comprare l'olio che sarà usato nella mensa della Caritas. Erano buoni o? Sì, erano buoni. Oppure lo fanno perché l'avete fatto voi? No. Che questi ragazzi sono effettivamente molto appassionati delle lingue che studiano, e al di là di quello che decideranno di fare un domani, perché qui abbiamo ragazzi che si vogliono iscrivere a medicina, un ragazzo che nel percorso per esempio si è appassionato alla fisica e vorrà fare fisica poi all'università, io credo che in questi 5 anni loro si fanno un regalo stupendo, che è quello di poter veramente comunicare, esprimersi in 4 lingue diverse oltre all'italiano, per cui al di là del fatto che lo usino o no poi nel loro ambiente di lavoro, io credo che per molti degli impieghi del futuro sarà così, e avranno comunque un bagaglio per la vita che non perderanno mai più. Il classico così incute anche un po' di timore, perché sono quelli bravi, quelli bravissimi, studiosi, eccetera, eccetera. Ma il classico del Bertoni com'è? Ci introduca a questa scuola. Il classico del Bertoni è un classico decisamente innovativo, dove i ragazzi hanno la possibilità di conciliare il grande approfondimento della cultura classica con le tematiche più moderne. Il mondo classico infatti può essere considerato come il punto di avvio di tutta la nostra, ovviamente, tradizione culturale, e qui noi puntiamo l'attenzione in particolare su far capire ai ragazzi come le problematiche attuali, politiche, filosofiche, storiche, culturali in generale, in realtà siano effettivamente già state trattate nel mondo antico, nel mondo classico, che sia greco o che sia latino. E i ragazzi credo che stiano effettivamente comprendendo l'attualità di questo liceo proprio per questo. Ogni giorno noi infatti ci troviamo di fronte a tematiche nelle quali loro rispecchiano loro stessi, i loro pensieri e le problematiche che si pongono di fronte. Quindi il liceo classico è un liceo effettivamente estremamente attuale, per quanto parli del passato, perché effettivamente noi siamo il frutto del passato. La parola chiave quindi allora è attualità. È attualità. E l'attualità come la declinano poi alla fine? Soltanto con riflessioni oppure si collegano con la comunità esterna, con il mondo esterno e fanno valere appunto questa formazione culturale da cui non si può prescindere? Assolutamente. La preparazione che fornisce il liceo classico non deve essere considerata soltanto come limitata a poi un futuro, non so, insegnamento o a intraprendere delle professioni meramente incentrate su queste questioni. Il liceo classico offre una preparazione assolutamente globale. I nostri licei inoltre offriranno, per i ragazzi che vogliono prepararsi per accedere alle materie, alle facoltà mediche e scientifiche, dei corsi di potenziamento pomeridiano, quindi la possibilità di conciliare sia la conoscenza umanistica che una buona bagaglio di competenze scientifiche, che effettivamente il connubio dei quali effettivamente può essere l'arma vincente. Sicuramente. Ultima cosa, mi dicono che fate serate. Cosa intende? Cosa succede?
17 gennaio anche noi abbiamo aderito alla notte del liceo classico, non esageriamo, alla notte del liceo classico, questa iniziativa che da anni è stata promossa prima in chiave regionale e poi adesso si sta aprendo un po' a tutto il territorio, e quest'anno noi ci siamo dedicati più specificamente al rapporto tra uomo e ambiente. I ragazzi hanno fatto delle conferenze, abbiamo avuto anche la possibilità di ascoltare l'intervento del professor Floramo, che è un importantissimo responsabile della Biblioteca Guarneriana di San Daniele. Quindi ecco, effettivamente non siamo soltanto chini sui libri, ma cerchiamo anche di rendere un pochino più frizzante questi nostri studi. Non ti vedo molto china sul libro, però. No, infatti siamo chini sui tablet, più che altro. Benissimo. Senti, com'è che sei arrivata al classico? Allora, diciamo che è stata una scelta che ho iniziato a maturare fin dalla seconda media, e poi attraverso anche l'aiuto dei miei genitori ho deciso di intraprendere questo percorso, e comunque mi ha aiutato ad affrontare un pensiero più critico del mondo, e grazie anche alle materie umanistiche ho iniziato a pormi più delle domande su me stessa e anche sul mondo attuale. Una filosofa. Va bene. No, qualcuno mi dica cosa farà da grande. Tu, per esempio, cosa farai da grande? Io credo che farò medicina in inglese, perché mi ha sempre appassionato comunque quell'ambito. E sì. Farai medicina. La risposta era quella, è giusta poi, tra l'altro. Tu? Io non lo so, però molto probabilmente nell'ambito della psicologia, forse criminologia, quindi qualcosa di abbastanza particolare. Guardi, sì. Come mai? Perché fin da piccola sono stata appassionata alle serie TV crime, e sicuramente è un'ottima occasione per migliorare anche un po' il mondo. Capito, la serie migliore? Ah, questa è una domanda difficile. Questa è la vera domanda difficile. Tu, da grande? Anch'io medicina. Medicina? Archeologia. Archeologia. Allora è vero che quelli del classico fanno le cose strane perché hanno un piccolo complesso di superiorità? No, allora io all'inizio ero più puntato su archeologia antica, mentre magari anche venendo a fare la scuola qua mi sono magari più proiettato verso storia comunque contemporanea. Quindi questa è stata anche un'evoluzione della mia idea. Ho capito. Albertoni perché? Perché non ha una scuola di un altro tipo? Perché Albertoni vi è ciò che ho visto sin da subito, che vi è la presenza di un forte rapporto tra insegnanti e appunto alunni. Qui è un luogo comune, non siamo considerati come dei numeri, siamo considerati come delle vere e proprie persone, e spesso ci è data la possibilità di rialzarci dai nostri errori, dai nostri sbagli. Infatti io appunto in primis sono un po' un scavezzacollo, però mi è spesso data la possibilità di essere riaccolto a braccia aperte, un'altra opportunità, e far appunto vedere proprio chi si è e appunto migliorare se stessi. Da grande l'avvocato? No, non so. Vista l'autodifesa. Non so, sarei indirizzato verso medicina perché mi piacerebbe mettere a disponibilità la mia intelligenza, se si può dire, per le altre persone e per salvare vite. E questo è il mio scopo. Io diciamo che nella mia scelta universitaria sono completamente agli antipodi, perché sono indecisa fra veterinaria oppure studiare beni culturali. Sì, è totalmente appunto come dicevo prima agli antipodi. È una questione di antropomorfismo sostanzialmente. Esatto. E beni culturali comunque mi affascina, perché sono innamorata dell'arte, specialmente nell'epoca comunque rinascimentale o romantica, però mi incuriosisce anche molto veterinario. Sezionare qualche animale.
Sì, cioè si spera di no, si spera più che altro di curarlo. Sicuramente il Bertoni mi ha aiutato a crescere come persona, perché è un ambiente positivo, aiuta ciascuno studente ad evolversi, a superare anche magari quei periodi di ansia, comunque di paura nelle varie verifiche, stando vicini a ciascuno studente. Infatti il legame che abbiamo con i professori è davvero profondo. Sembra un ossimoro, ma al Bertoni si parla di umanesimo digitale. In cosa consiste? Allora, nello specifico ci troviamo al liceo classico, dove l'insegnamento delle lingue classiche, greco e latino, che sono le discipline caratterizzanti dell'istituto, si avvale dell'utilizzo di tecnologie digitali, dove l'elemento essenziale non è tanto lo strumento in sé, che peraltro ha ormai superato la LIM, che è già obsoleta, perché noi utilizziamo l'iPad, in particolare l'applicazione didattica Classroom, con anche l'utilizzo di Apple TV per visualizzare gli argomenti. L'aspetto del digitale significa soprattutto per il greco e latino, in modo da rendere le discipline vive e performanti nell'ambito proprio della formazione mentale, della flessibilità, della capacità di ragionamento, che sono le competenze richieste oggi dal mondo del futuro del lavoro. Ecco, dicevo, questo vuol dire anche un rivoluzionare la metodologia di insegnamento a queste discipline, per cui il ruolo del docente è incentrato sul distillare nel modo essenziale i contenuti chiave dell'apprendimento della grammatica greca-latina, in parte anche mettendo in soffitta, passatemi il termine, una certa terminologia obsoleta e superata, per cui la lingua greca latina veniva un po' soffocata dal formalismo nozionistico. Invece noi vogliamo abituare i ragazzi a comprendere greco latino entrando nella mentalità che i greci e i latini avevano, il che rende la lingua molto più naturale, spontanea, e l'apprendimento del greco latino più semplice e divertente, pur nella sua giusta complessità. Come si studia, come si impara al Bertoni? Allora, al Bertoni abbiamo, diciamo, un apprendimento delle lettere classiche molto diverso dagli altri istituti, perché il nostro non è uno studio mnemonico, quindi senza ragionamento, tradizionale. E il nostro prof ci spiega alla lavagna semplici concetti concisi e, diciamo, che ci li arricchisce con molti esempi, in modo tale che sia noi possiamo apprendere meglio ciò che è stato spiegato, sia allo stesso tempo riusciamo a sviluppare la capacità di ragionare, che è ciò che contraddistingue un liceale classicista da un liceale appunto di qualunque altro indirizzo. In più utilizziamo l'iPad, che, come ha detto prima il professore Ragogna, è un extra della nostra scuola. Tutti siamo iscritti su una piattaforma chiamata Google Classroom, dove i prof ci caricano qualunque materiale utile per la lezione, e in particolare in greco e latino ci caricano le lavagne, in modo tale che tutte queste lavagne, appunto delle spiegazioni, riescano a formare un libro, che è il nostro manuale di grammatica basilare. Una volta noi giravamo con dei vocabolari giganteschi sotto braccio. Che fine hanno fatto? Noi comunque usiamo sempre vocabolari durante le versioni a casa. Sì, noi, perché comunque... noi ovviamente li portiamo solo per le versioni, però comunque pagando un'app si può anche prendere sull'iPad o sul telefono il vocabolario, quindi è tutto diventato portatile, è tutto diventato digitalizzato, se si può dire così. La tua esperienza di discente in greco e latino qual è? È stata una bella esperienza, soprattutto perché non me l'aspettavo così. Mi aspettavo di trovarmi un libro di grammatica davanti il primo giorno, invece appena ho visto i miei libri non ne ho neanche visto uno, e quindi ero curioso di sapere come sarebbe andato avanti il programma. Devo dire che sono molto contento di non fronteggiarmi con libri, anche perché so che i libri che sono adottati per imparare greco e latino sono universitari, quindi sono anche molto complessi per un ragazzo di 14-15 anni. Qui secondo me è un bellissimo metodo questo e mi trovo veramente molto bene. Senti, una delle cose che fanno discutere un po' è l'attenzione che verrebbe distolta dagli strumenti tecnologici attuali, dalle cose più intelligenti del mondo, eccetera, eccetera. Riuscite a concentrarvi oppure l'iPad un po' vi fa perdere il filo qualche volta?
Parto innanzitutto dicendo che ogni mattina l'iPad blocca tutte le app che non sono inerenti con la scuola, quindi giochi e inoltre anche, oltre ai giochi, anche molti siti, e quindi accesso limitato viene. Però comunque il prof può sempre controllare cosa stiamo facendo, può bloccarci l'iPad, bloccarci su solo un'app, quindi alla fine anche se uno volesse, anche se non penso che quasi nessuno lo faccia perché andrebbe a discapito proprio, non potrebbe neanche utilizzare questa app in maniera sbagliata, però... Quindi la considerazione massima, anche sull'iPad. Vabbè, sì, dai. Tu sai che comunque la questione odierna non è tanto l'attenzione a meno, ma è quella centrale dell'ambiente, del clima, dello sviluppo sostenibile sostanzialmente. Mi dicevi che l'iPad è un buono strumento anche in quel senso. Esatto, soprattutto perché un libro di carta comunque è un grande impiego di carta, e oltre ovviamente al peso che può portare una cartella, ma è un discorso a parte. È l'albero che magari ne risente. Esatto, e non avere questi libri di grammatica riduce moltissimo, uno, le emissioni di CO2, anche la quantità di carta che viene utilizzata e quasi sprecata. Mi pare che i consumi per 5 anni di uno studente di carta siano 26 kg, se non mi sbaglio, quindi è veramente tanta carta che viene risparmiata. Dalla Grecia classica abbiamo fatto un pieno col liceo classico, andiamo nello scientifico, andiamo nei laboratori dove la scienza la fa da padrone. Allora ci introduca a questo laboratorio. Sì, essenzialmente questa è l'aula di fisica, facciamo lezioni di fisica con gli studenti gli anni del liceo scientifico, e gli esperimenti spaziano dagli esperimenti di meccanica, agli esperimenti di magnetismo, di elettrostatica, di fluidostatica e fluidodinamica. E tra l'altro abbiamo anche, diciamo, il pregio di utilizzare dei sensori online collegati al laboratorio per fare delle misure vere e proprie, in modo tale che i ragazzi possano effettivamente vedere che quello che studiano sui libri abbia un riscontro pratico. Quindi a volte l'esperimento segue la teoria, altre volte l'esperimento la precede per introdurre i ragazzi all'argomento, così che sperimentano sul campo un pochino quello che studiano in aula. Ci spieghi meglio quella strumentazione che mi pare all'avanguardia, di cui ha appena accennato? Ha tratto la vostra attenzione, molto volentieri. Andiamo a vedere. Questo è uno dei? Questo è uno dei, diciamo, dei sensori più sofisticati che utilizziamo, ed essenzialmente serve per studiare tutte le leggi del moto. Insomma, sono argomenti che si fanno tipicamente, si accennano in prima liceo scientifico, si riprendono in seconda e si approfondiscono in terza, e abbiamo qui un team di nostri studenti che si sono preparati per mostrarvi. Ecco, casualmente sono qui, no? Passavate per caso, evidentemente. Allora, come ti chiami? Francesco. Dai, Francesco. Buongiorno. Allora, oggi con questo esperimento vogliamo verificare le leggi del moto, ovvero verificare nello spostamento di questo corpo il variare della sua posizione, della sua velocità e della sua accelerazione in funzione appunto del tempo. Te cosa tocca fare? Ecco, io diciamo parlo del grafico della velocità. Praticamente questo è il secondo grafico, è la velocità in relazione con il tempo. Essenzialmente quando il corpo viene spinto in questa direzione dall'inizio verso la fine, viaggia appunto in direzione positiva, quindi ecco arriva in positivo, e quando invece viene spinto e torna indietro, respinto, e appunto rimbalza, torna al principio. Essenzialmente c'è anche un altro particolare, che la sua energia di movimento quando viene spinta in questa direzione e dopo rimbalza, quando rimbalza parte della sua energia viene convertita in suono e calore. Allora, molto semplicemente dovrei spiegare come funziona questo sensore, che emette onde che rimbalzano su
su questa superficie qua che è attaccata magneticamente e riescono a appunto a calcolare lo spostamento, la velocità e l'accelerazione di questo corpo. Tu ti chiami? Nicolò. E quanti anni hai? 14. Madonna, e stai trafficando col computer come uno smanettone. Esatto, questo è un programma che è collegato al sensore. Il sensore gli invia dei dati e il programma mette questi dati su un grafico così che noi dopo possiamo studiarli. Quindi la scienza dovrebbe andare per la maggiore, almeno in questa parte. Come sono questi ragazzi e come mai arrivano qui, secondo lei? Allora, questi ragazzi sono tutti ragazzi molto motivati, che hanno anche in mente dei percorsi di studio abbastanza impegnativi. Ad esempio la nostra scuola si sta impegnando, per quanto riguarda gli allievi di tutti gli indirizzi, a fornire anche dei corsi di potenziamento per i test di ammissione all'università, soprattutto per quanto riguarda la matematica e le scienze. Quindi siamo anche attenti all'orientamento in uscita. Questi corsi vengono ottenuti da noi insegnanti, hanno proprio l'obiettivo anche di far fruttare al meglio le competenze dei nostri allievi. E, oltre a questo, appunto, tentiamo di fare molto spesso lezioni nei laboratori, far vedere concretamente quello che studiamo a livello teorico e stiamo tentando di incuriosirli sempre di più. La questione dell'orientamento è abbastanza delicata. Molte volte si vede che quel che studiano in questo preciso momento non è, come dire, coerente con cosa si andrà a fare dopo. Qui la coerenza c'è o no? Allora, indubbiamente sì, logicamente noi tentiamo di favorire, di creare dei corsi ad hoc anche sulle scelte dei nostri studenti. Posso fare un esempio: per la quinta di quest'anno abbiamo tanti ragazzi che sono interessati a iscriversi a ingegneria piuttosto che a medicina o facoltà analoghe, quindi tentiamo di fare dei test, dei corsi ad hoc in preparazione a questi test, per cui sono sempre orientati alle scelte dei nostri studenti. Ti chiami? Filippo Laudani, sono di quinta liceo scientifico. Com'è che sei arrivato qui? Avevo già fatto qua le medie e siccome mi trovavo bene nell'ambiente ho proseguito gli studi qua. E poi? E poi università sicuramente, in ambito scientifico, non sei. Probabilmente un'ingegneria e vedrò. Molto bene, tu? Buongiorno, sono Filippo Sartori. Io tenterò la medicina, o forse in inglese, medicina in inglese. Perfetto, com'è che sei arrivato al Bertoni? Mi è stato consigliato, avevo incominciato le superiori in un'altra scuola e poi è stata un'ottima scelta, quindi sono contento. Hai cambiato in corso d'opera? Sì, il primo anno. Albertoni perché? Allora, Albertoni per me è un'ottima scuola e mi è anche insomma stata consigliata. Poi avevo già fatto le medie qua, gran parte delle medie, e allora all'inizio avevo optato per il Marinelli, ma poi ho cambiato idea all'ultimo secondo e ho deciso di venire qua e devo dire che sono proprio soddisfatto. Capito, sapore di casa? No, beh, io non sono di Udine, ma comunque mi trovo molto bene. Ok, tu? Io sono venuto al Bertoni innanzitutto perché mi è stato consigliato, ma anche perché i miei prof delle medie mi avevano detto che ero giusto per questa scuola, per lo scientifico, quindi ho optato per questo istituto. Da grande? Credo medicina. Questa trasmissione si chiama Studenti Eccellenti. Noi incidentalmente ne abbiamo trovato uno veramente eccellente. Allora, tu vieni da? Paolaro. Ogni giorno? Sì. In corriera? Sì. Quanto tempo? Un'ora e un quarto. Da Salina di Paolaro? Sì, esatto. E come va con i voti? Perché mi dicono che tu sotto il 10 non vai. Sì, dai, hanno un po' esagerato, ma comunque sono bene, sì. Quanti 10 e quanti 9? Metà e metà, diciamo. Capito. Poi mi dicono anche che sei una scheggia a calcio. Sì, sono abbastanza bravo, me la cavo. Terzino destro della formidabile squadra del Tolmezzo. Capito.
E ti chiami, allora abbiamo detto? Nicolò Ciani. Nicolò Ciani. Grazie e complimenti. Grazie a lei. Professoressa, si dice sempre che la scuola deve essere collegata al territorio, ma questa indicazione l'avete praticata molto concretamente? Certo, cioè, certo, insomma, abbiamo colto l'occasione di un progetto che coinvolge tutta la scuola, che è il progetto Agorà. È un progetto in cui la scuola si vede impegnata su un tema a svolgerlo, approfondirlo per ogni classe. E io sono professoressa d'arte e abbiamo deciso di approfondire sul tema del coraggio di cambiare. Abbiamo proposto la street art come momento di analisi della situazione urbana e riqualificazione, proposte per una riqualificazione urbana. E passo la parola ai ragazzi che si sono impegnati in un momento creativo che è abbastanza singolare in un liceo in cui i ragazzi sono concentrati sullo studio, però abbiamo avuto dei risultati secondo me significativi anche secondo i ragazzi che si sono poi appassionati dopo un primo momento di difficoltà a cambiare così il regime dall'apprendere al proporre. Allora, intanto ci spiega bene come è stato articolato il progetto Angelica, che è una delle ragazze che sono state coinvolte. Allora, il nostro progetto si è diviso in due tempi. Il primo tempo è stato un tempo di analisi in cui abbiamo analizzato i siti, gli autori e le varie tematiche, mentre la seconda parte si può definire una parte pratica, appunto perché noi studenti abbiamo deciso di utilizzare dei luoghi urbani di Udine fotografandoli e disegnando dei messaggi su carta, utilizzando poi anche il digitale, perché abbiamo appunto scannerizzato questi disegni e tramite l'app di Photoshop li abbiamo inseriti in questi luoghi. I luoghi che abbiamo scelto sono stati il muro perimetrale del carcere di Udine e l'ex birrificio Dormish di Centro Studi e il parcheggio in via d'Aronco. Adesso i miei compagni vi presenteranno appunto i messaggi di questi luoghi. Allora, quando diciamo street art sono i vecchi murales di una volta, più o meno, o sbaglio? Più o meno, più sì. O meno, sì. Io sono Cristina e ho progettato e disegnato il murales che vedete alle mie spalle per il carcere di Udine. E prima di realizzare questo murales ci siamo confrontati in classe su cosa volesse dire per noi scontare una pena e inizialmente aveva vinto la nostra indifferenza, mentre successivamente l'abbiamo pensato come un periodo di trasformazione. Infatti abbiamo pensato di disegnare una farfalla che esce dal bozzolo perché come lei si trasforma da bruco in una splendida farfalla, anche un uomo che entra in un carcere ne uscirà sicuramente cambiato. Bella l'idea, prego. Io sono Elisabetta e sono l'ideatrice di questo murales. Parlando in generale, il centro studi è uno dei luoghi comunque più frequentati da noi ragazzi e uno dei luoghi più vivaci. Volevamo denunciare il fatto che appunto lo stato di abbandono di questo edificio, perché abbiamo pensato che potesse essere uno spazio da sfruttare per un ampliamento degli spazi delle scuole del centro studi. C'è una grande appunto folla di ragazzi nelle ore di punta, che sono alle 8 quando entriamo a scuola e all'1 quando usciamo, e appunto essendo che a sfondo di questo movimento abbiamo questo edificio, abbiamo deciso di renderlo più simpatico. Ho deciso di proporre la trasformazione delle finestre circolari presenti sulla facciata per farle diventare l'oblò dell'Arca di Noè, in procinto di toccare terra e liberare gli animali appunto nelle ore di punta. Gli animali nelle ore di punta? Sì. Non ti ha detto niente i tuoi compagni? Perché li hai dipinti in quel modo? Che diventano come gli studenti. No, scherzando. Vieni qui. Ciao. Allora, io sono Alessia e questo qui è l'ultimo sito che abbiamo comunque deciso di, diciamo, migliorare. Questo è un parcheggio che si trova nel centro di Udine, è comunque un parcheggio, un centro abbandonato, e abbiamo deciso appunto di migliorare tramite figure in 3D, come possiamo vedere gli alberi, ma anche in figure in 2D, come per esempio il disegno che è stato appunto disegnato dalla mia compagna Angelica. E appunto il paesaggio era comunque un paesaggio molto rilassante, perché appunto è il lago e quindi appunto non è presente come conosciamo a Udine, e quindi è comunque un posto molto rilassante, anche un centro dove ci si può incontrare con gli amici e cose varie.
Ultima cosa, posso dire? Complimenti. Grazie, beh, ai ragazzi. Effettivamente un momento così anche creativo, non solo l'apprendimento, serve a scuola, un po' per avere delle conferme, per ormai sono ragazzi grandi, anche per cambiare atteggiamento nel confronto della propria città e dell'ambiente in cui si vive, perché è alla loro età che si impara a essere dei cittadini attivi, e questa è stata un'esperienza valida per tutti, anche per noi insegnanti. È stato un momento molto particolare e lo riproporremo, speriamo, i prossimi anni. Eccoci in un altro laboratorio di chimica, buongiorno. Cosa state preparando? Quest'oggi i ragazzi stanno svolgendo un esperimento che serve a determinare il contenuto di amido che possiamo trovare in alcuni alimenti molto semplici che abbiamo portato da casa e che sono appunto il riso piuttosto che un piccolo volume di latte. Abbiamo dei biscotti, dei frollini, un campione di zucchero e un po' di farina, quindi alimenti che troviamo tutti, insomma, nella nostra dispensa, nella nostra cucina. E questo esperimento si inserisce nel contesto dell'argomento che i ragazzi hanno studiato, quindi carboidrati e via dicendo, quindi si colloca comunque all'interno dell'attività curricolare che possono svolgere nel loro proprio percorso didattico, e serve appunto a verificare esattamente quali sono le caratteristiche relative al contenuto di amido in questi alimenti. Alberto, mi chiamo anch'io Alberto, non preoccuparti. Perfetto. Allora, innanzitutto abbiamo preso i vari campioni di cibo e li abbiamo spezzettati con l'aiuto del pestello e mortaio. Esatto, lì ci sono ancora i residui di riso che abbiamo ben spremuto. Non è che il resto l'avete mangiato? No, vabbè, raccolto, un po' freddino, non era al meglio. E dopo abbiamo inserito nelle varie provette biscotti, riso e poi la farina, eccetera. E successivamente l'abbiamo dovute diminuire con dell'acqua e adesso abbiamo delle goccette di iodio che adesso dobbiamo un attimo aspettare che reagisca un attimino, e poi dalla colorazione possiamo trarre le nostre insomma conclusioni. Ecco, dovrebbe diventare scuro, no? Sì, in relazione a quanta quantità di amido è presente negli alimenti che abbiamo analizzato. Questo è latte? Sì, questo è latte. E resta bianco? Sì, perché c'è quindi amido. Questo è il gran momento. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che appunto dove troviamo una colorazione più sul blu-viola vi è una presenza di amido all'interno delle sostanze, mentre come possiamo ben vedere qua nel latte non è presente amido, quindi non c'è una colorazione blu-viola. Questo è zucchero, che anch'esso non ha amido al suo interno, quindi ha una colorazione ancora diversa. Questo qua invece è farina, e quindi poiché contiene amido anche questo colorato di blu scuro viola. Possiamo dire che l'esperimento è riuscito? Sì, è riuscito. Ecco, io trovo errato che si dica che sei una studentessa di lungo corso, perché si immagina chissà quante bocciature, invece mai bocciata lungo corso, perché praticamente hai vissuto qua dentro. Sì. Io sono qui dalla quinta elementare e devo dire che mi sono sempre trovata bene. E inizialmente vedevo tutti alla terza media, no? Mio Dio, cosa farò da grande? Tutti mi dicevano, dai, andiamo a vedere gli open day, andiamo di qua, andiamo di là. Ho detto, rimango qui, sono qui dalla quinta, ho detto, andiamo avanti. Adesso sei in? Sono in quinta, però liceo classico. Benissimo. E benissimo. Aspettando la matura, sperando che, insomma, vada bene, no? Che si possa concludere bene. Soleil, sei. Dance for me, oh, oh. I never seen.
Valore aggiunto. Allora, io posso parlare, anzi vorrei parlare soprattutto del valore aggiunto che ho riscontrato nel classico, che è un classico diverso. Si potrebbe pensare ad esempio che noi siamo relegati al banco, al dizionario di greco e di latino. Invece no, ci muoviamo, veniamo qui in laboratorio, quindi possiamo approfondire anche gli aspetti scientifici. E soprattutto il valore aggiunto l'ho riscontrato anche nel dispositivo digitale. E devo dire che è tornato molto utile, quindi avere la possibilità anche di comunicare con l'insegnante, con il compagno di classe. Prof, mi può correggere questa versione? Ho riscontrato un dubbio. Insomma, la tecnologia comunque ha anche svecchiato, per così dire, il classico. Di solito si pensa, no, lingua morta, non ne posso fare niente. Invece no, è un valore aggiunto questo, secondo me. Il sole ci ha premiato, quindi siamo all'esterno del complesso del Bertoni, il verde c'è, ci sono però anche attrezzature sportive ad un certo livello. Certo, abbiamo la fortuna di avere a disposizione diversi campi, come potete vedere il campo da calcio, il campo da tennis, pallavolo e basket, per non parlare delle strutture interne, una grande palestra molto attrezzata e una palestrina più piccola per le scuole elementari. Io sono molto soddisfatta di lavorare, di far parte di questa realtà scolastica che pone attenzione non solo alla salute fisica dei nostri ragazzi, ma bensì alla loro dimensione sociale, quindi tutto ciò che è extrascolastico. Noi ci prendiamo cura dei nostri ragazzi facendoli vivere la scuola anche come spazio di movimento e di serenità, appunto avvalendoci di tutte le strutture. La famosa filosofia dell'oratorio. Certo, certo, per noi stare all'aria aperta è salute, è benessere e lavoriamo appunto per il benessere psicofisico a 360 gradi dei nostri allievi. Qui siamo nella trasmissione che si chiama Studenti Eccellenti, lei mi pare ne ha portato uno. Io vi ho portato Filippo Patini di Quinta Liceo Classico, che è stato da poco premiato, e passo la parola a lui per farvi capire meglio questa... Faccia spoiler. Che cosa è stato premiato? È stato premiato, è il primo classificato come studente eccellente di Udine. Benissimo, allora adesso ci spieghi il segreto, come hai fatto il primo? Secondo me il segreto è principalmente l'impegno, perché senza impegno ovviamente non si può andare da nessuna parte, ma devo ringraziare ovviamente anche la scuola perché mi ha fornito soprattutto degli insegnanti che dal punto di vista pedagogico sono molto flessibili e mi aiutano per quanto riguarda le verifiche e le interrogazioni, magari quando sono assente per allenamenti o gare. Quindi soprattutto anche grazie al piano formativo personalizzato che è stato da poco introdotto, appunto questa possibilità che mi aiuta molto. Poi proprio dal lato umano i professori sono soprattutto disposti proprio a anche spostare le verifiche, magari fornirmi gli appunti delle lezioni che perdo e sono anche molto disposti dal punto di vista umano a questa mia predisposizione per lo sport, quindi soprattutto è un grazie alla scuola. Studente eccellente e campione. Campione di cosa? Pratico nuoto a livello agonistico e anche nuoto per salvamento, che è una disciplina poco conosciuta ma che mi piace molto. Ecco. E gran parte della mia vita la passo a scuola, la mattina e il pomeriggio ad allenarmi. Ovviamente quando ho un po' di tempo libero cerco di destinarlo agli amici, perché vivere da solo, diciamo un po' isolato, ovviamente non è bello. E quindi il tempo libero lo passo in compagnia, ecco. Qualche distrazione particolare? Distrazione, beh, mi piace soprattutto leggere, che è una delle mie più grandi passioni. Sì, esatto. Leggere, comunque uscire con gli amici o magari ascoltare musica, perché per me la musica è molto importante. In che senso? Diciamo che la musica è come se fosse una colonna sonora della mia vita e ho determinate canzoni magari che mi caricano prima di una gara o che permettono di affrontare le competizioni sia scolastiche sia quelle sportive con proprio un impegno maggiore, ecco.